mai come in questo momento. Attualità della politica o politica di attualità? Certo, un bel tema quello che si è scelto oggi pomeriggio di affrontare al Circolo Culturale Augusto Placanica di Catanzaro, proprio mentre si sta vivendo la fase clou delle elezioni regionali con il voto di domenica, ma soprattutto proprio mentre nella città capoluogo sta succedendo un po' di tutto in comune. Notizie che si rincorrono, che si susseguono, avvenire incerto, e oggi pomeriggio si proverà qui a ragionare su una serie di temi che riguardano questo, così come, ripetiamo, la campagna elettorale ormai agli sgoccioli. In compagnia del presidente Bonaventura Lazzaro, presidente del Circolo Augusto Placanica, ci si ritrova oggi a parlare di buona politica? Beh, diciamo si parla più di attualità, forse, se vogliamo. Il nostro, dico questo perché il Circolo, come si sa, non vuole avere, diciamo, delle vocazioni politiche dichiarate, ma non si può fare a meno di parlare di politica in questo momento a tutti i punti di vista, dal punto di vista locale, dal punto di vista regionale, dal punto di vista nazionale. E allora ci piace capire che cosa sta succedendo, in particolare cosa sta succedendo dalle nostre parti. Il Circolo Augusto Placanica è un circolo culturale. Ha senso ancora oggi di parlare di cultura e politica come fosse un binomio? Magari noi vorremmo che fosse un binomio e sempre più stretto. Di politica si parla a fasi alterne, con degli alti e bassi. Di cultura non si può non parlare se l'argomento vuole essere affrontato come deve, in modo serio. Credo che i bassi di cui parlavo prima della politica siano forse determinati proprio da una mancanza di un certo livello culturale. Insieme al professore Luigi La Rosa, past president del Circolo Augusto Placanica. Professore La Rosa, nell'occasione si parla di politica inquadrata anche alla realtà attuale, considerato che domenica si vota per le regionali. Però il Circolo Placanica è un circolo che propugna la cultura con la C maiuscola. Allora lo chiedevamo anche al presidente Lazzaro, questo binomio come si coniuga? Si coniuga nel senso che un circolo di cultura è per sua natura politico, nel senso ovviamente etimologico del termine, perché si collega alla polis, non può che agire all'interno di un contesto per migliorarne il livello culturale, per l'appunto. Quindi qualsiasi operazione culturale è di per sé automaticamente una operazione di carattere politico. È naturale che poi, in prossimità delle scadenze elettorali, in prossimità di avvenimenti di rilevanza di un certo peso, il Circolo Placanica vede di approfondire le opinioni, le idee, le offerte politiche in modo tale da potersi orientare, poter orientare i propri associati. Diciamo fuori programma, abbiamo scritto stamattina dopo aver scritto già domenica. Lei è reduce dal grande successo della prima tappa delle celebrazioni per il decennale del Teatro di Calabria. Ripetiamo, è una finestra rispetto all'argomento di stasera, ma la apriamo molto volentieri. Grazie per l'occasione e l'opportunità. Sì, in effetti abbiamo festeggiato. Gli anniversari sono di per sé momenti particolari, perché sono momenti certo di gioia, di festeggiamento, ma anche di bilancio e ancora di più di proiezione per il futuro. I primi 10 anni di questo teatro ci hanno portato delle gratificazioni di peso. Una risposta della città che è stata eccezionale, ma direi anche della regione. Per cui, siccome le speranze naturalmente ci accompagnano sempre e i sogni si dilatano a mano che l'orizzonte sembra essere più vicino, pensiamo di poter migliorare questa situazione, cioè di poter portare in tutta la Calabria le orme del teatro e della tragedia classica in particolare. Diciamo che non può che far bene allo spirito, diciamo, e anche alla bagaglio.